Vi ho parlato di un atteggiamento mentale da cambiare, passare comunque da un momento, no, di difficoltà e provare a uscirne. E quando tu sei in difficoltà devi provare a trovare le tue certezze. Io ho provato a dare queste certezze, a dare dei riferimenti su cui basarsi, sia dal punto di vista, ripeto, il primo motivo, che è quello di ritrovare lo spirito anche delle prime partite, perché io ho fatto un esempio, mi ricordo la prima partita contro il Novara, Nichetti sotto le panchine che va a fare un contrasto quasi a piede a martello, ma mi ricordo l'atteggiamento e la voglia di una squadra di provare a stare dentro la partita proprio a livello emotivo. E questo l'abbiamo un po' perso, anche a Mantova a caldo ho detto che non mi era piaciuto l'atteggiamento, più che altro l'atteggiamento dell'approccio alla partita, perché tutto bisognava fare tranne che prendere gol all'inizio della gara e tutto bisognava fare tranne che mollare prima che finisse la partita, perché noi potevamo ancora riaprirla e ci siamo persi il fatto di far vivere al Mantova la difficoltà. Quindi ritorno a dire che l'aspetto mentale è quello su cui ho lavorato. In che modo? Dando un po' di serenità ai ragazzi, facendo comunque arrivare al sacrificio, alla fatica durante il quotidiano degli allenamenti, perché hanno lavorato e stanno lavorando e devono lavorare in maniera seria e profonda. Bisogna fare fatica ogni giorno, bisogna essere concentrati per le 2 ore al campo, ma soprattutto bisogna mettere dentro uno stile di vita diverso, bisogna essere professionali e professionisti. Bisogna mangiare bene, dormire, bisogna pensare che questo è un lavoro serio e noi dobbiamo fare una rincorsa incredibile. Quindi il 100% non basta, bisogna dare di più e andare soprattutto a crederci, perché poi è il fatto di crederci che ti fa accadere le cose. Se tu ci credi veramente, lo trasmetti agli altri, cerchi di aiutare il compagno che è in difficoltà, sono tutte cose a livello di atteggiamento che fanno la differenza. Dopodiché anche in campo ho potuto, insieme allo staff, creare delle esercitazioni che mettessero in difficoltà la squadra per ovviamente adeguargli delle risposte e fare dei primi step di miglioramento.